Buongiorno Buongiorno quei Quainerde, nerd, bentornati in un nuovo video. Io sempre terza peggio, parte. perché li stiamo girando tutti nello stesso giorno. Continuiamo con gli acquisti fatti in Giappone. Allora, mamma mia, quanta roba. Vabbè. Abbiamo Abbiamo questi che non qua. chiedermi perché li ho presi, erano carini, sono morbidosi perché all'interno per mantenere, per far vedere quanto erano grandi, ci hanno messo questa Una spugnetta super spugnetta. morbidosa e quindi penso che anche solo come antistress li terrò così. E poi E hanno catto. poi hanno catto, sono carini, C'è il quindi manichineco tutte e due. che fai? Te ne privi? No, te ne No. prendi e basta. Cioè, Sono gatti, ci vogliono. quando devi spendere i soldi, bisogna che li spendi e poche balle. A proposito dei gatti, questi li ha voluti lui e sono due manichineco che se li tieni fermi si muovono, se li tieni per aria si bloccano. No, adesso sono fermi, si muovono. Vabbè. Adesso si muovono, va benissimo. Poi, Poi andando avanti, andando avanti, abbiamo tra statue, trovato. statuine e statuette, abbiamo preso anche, perché ovviamente Sì, serviva, giustamente. un Un tanochino! tarocchi! Che Perché sì, perché serviva. fai, te ne privi? Eh no, il tanochino va Ne ha preso. trovato anche una via dove erano C'erano tutti i tanuchi. disseminati ovunque. Quindi, E quindi che fai? Non li prendi anche te uno? esatto. Ed eccolo lì. Boom! Poi, se vi ricordate, nello scorso episodio avevo detto che avevo comprato delle cucchiaie e forchette in legno. Eccoli, sono Eccoli, li abbiamo queste! trovati! Super carine, le volevo da un sacco fatte così e quindi le abbiamo prese. Ora, vai in Giappone, tè, che fai? Non ti porti a casa del Del tè? temazza. No, questo è sencha. Questo è senza, scusa. Questo è sencha perché il matcha è un po' più amarognolo e a me piace meno, quindi ho preso il sencha che è un pochino più dolce. Ne ho preso uno per me, uno per mia mamma, quello di mia mamma gliel'ho già È già lasciato. lasciato. A Perché insieme a destinazione. Bakugo, che erano messe così, Sì, c'era anche esatto. il mio tè! Il mio tè! No, lei non lo sapeva, gliel'ho fatta come sorpresa. Poi qui Più o meno. c'è. Un gatto che prega! No, Spera di trovarci dentro il gatto che prega, in realtà non lo sa. in realtà sono una di queste possibilità qua. E Ah, ok, quindi sono tutti i quindi gatti sono che tutti pregano. gatti che pregano. Ok. Però vediamo quale. Ha un problema con i Il gatti. gatto che prega. Oddio! Avresti fatto così con qualunque dei gatti. Oddio, sì, però è bellissimo. È un gatto. Infatti i gatti sono bellissimi. A cosa serviva? A cosa? Ditemi a cosa è utile questa cosa. Bellissimo. Ecco Gli cosa volete c'era. spiegare che ho un Che problema con i gatti, bellissimo. per favore? Perché a me non mi crede, magari se iniziate a dirglielo. Ma basta! Se iniziate a dirglielo voi, magari ci crede. Vabbè. Questo, i due manecchi, i calzini manecchi. Dai, non ho problemi. E Ovunque giravamo gatti. questi li ha presi lei. E Sì, ma almeno questi dici, vabbè, questi li ha presi sono lei. borsellini, hanno un'utilità. Cosa ci metti dentro? Le monetine, gli iennini. Gli iennini. Biennini. E ok. Ora ci siamo stati. Questo era il tempio d'oro, mi sa. Che l'abbiamo un attimo Sì. Sono svaligiato. Perché abbiamo preso tutte queste cosine. stati sia al Jinkakuji che al Kinkakuji. Esatto. E abbiamo preso di tutto e di più. Io speravo ci mettesse dentro anche il bigliettino per dirmi a che cazzo serviva, perché li ho presi perché avevano un'utilità, ma io non me le ricordo più. Giustamente. Comunque, questo che aveva un'inutilità, non mi ricordo quale però. Ah, c'è scritto dietro, forse riusciamo a tradurlo. Forse riusciremo a tradurlo, speriamo. Questo grosso. Noi ve li facciamo vedere, so che era uno per la fortuna, uno perché i sogni si Fortuna, i realizzavano sogni e uno per i e soldi, perché vogliamo soldi. tornare in Giappone. Questo è per la protezione degli animali, infatti questo l'avevo preso per Yorkie. E questo lo riconosci perché è l'unico che c'ha la zampina, nel senso, Facile. era easy. Siamo easy, easy peasy. E poi questa è una collana, anche questa tipo per la protezione, la fortuna, una roba del genere. Ne ho pese due nel dubbio. Giusto per essere Per la sicuri. serie, perché non vogliamo, scongiurare problematiche di ogni tipo e genere. Anche questo è un Questo è altro. un altro con sempre qualche funzione, non sappiamo quale. La scopriremo vivendo.
E questa è l'altra collana. Poi ho detto, metti che una mi si ossida, quell'altra. Ho quell'altra e quindi andiamo avanti così. Andiamo avanti a essere protetti perché ne abbiamo tanto bisogno. Quindi, bene. E anche Infatti, questi sono andati. proteggo! Siamo stati Universal Studios Quello che abbiamo e. già detto, e questo è un danno collaterale. La bacchetta di Sirius. Che fai? Te ne privi? Tra l'altro di quelle interattive per far funzionare le varie attrazioni che c'erano, non funzionavano mai! Maledetti. Comunque, ora, Fallite voi dite, miseramente. sì, voi dite, un packaging così, col Monte Fuji, con l'airone, cosa conterrà mai? Che infatti abbiamo detto lo prendiamo per il packaging. Poi abbiamo aperto. Potevo lasciarle là. Era uno dei primi giorni e fa: ma perché non prendiamo anche delle bacchette? Siamo in Giappone, perché non le compriamo? Ha visto sto packaging e ha detto: vabbè, compriamolo per il packaging. Aperto e c'erano le bacchette azzurra e rosa per me e lei. Una cosa che abbiamo scoperto è che in Giappone non puoi pensare di avere un bisogno, perché dal momento che lo pensi è già L'hanno già realizzato. soddisfatto. Questa, per esempio, è una delle cose che è successe, ma ce ne sono tante altre. In un ristorante, beh, speriamo ci portino l'acqua. C'era già il bicchiere pieno. Avrei proprio bisogno di andare in bagno, chissà qui dov'è un ba. E vede il cartello bagno qui. Allora, ci serve la stazione B1. Oh, cavoli, ma ce ne sono tante. Dov'è la B1? B1. Così, tutto il viaggio così. Tutto così. Se in Giappone cosa fai? L'acquisto della vita. L'acquisto della vita. Questa è una Ori. E io non so se si riesce a percepire la bellezza di questa Ori. Però ci proviamo. È bellissimo e l'ho pagato tipo 30 euro. 30-35, comunque non si arrivava a 40 e in Italia te lo fai arrivare, hai almeno tre cifre da pagare. Sì, io li ho visti. Almeno. Io li ho visti, partono dai 190 euro gli Ori, 30, 30. Ne 30. ho visti i kimono, siamo andati in un altro negozio, c'erano i kimono quelli da cerimonia, con le maniche lunghe, ce n'era uno a 30 euro. Non l'ho preso, non so neanche io perché. Non so neanche io perché non l'ho preso. Ero spaventata della valigia, in realtà lo so il perché. Perché avevamo la valigia col peso e ho detto, secondo me la superiamo. E E invece. invece, però, in una ci siamo andati La mia, allora, dovevamo stare sui 23 kg, la mia era 27, 22 2 e e 7. 7. Era andata 22 e 9 quando ci hanno messo il segnetto. Sì. Vabbè. Poi, per fare dei pensierini, abbiamo detto, è carino portare un ventaglio originale. Ventagli. Ventagli da pensierini. Da pensierini. Sempre da pensierini, dov'è l'altra? Qua. Abbiamo preso per Ecco, sua sorella e il marito di sua sorella. di questo di Hinata di IQ. Le uniche cose che abbiamo trovato. Volevamo comprargli la figure, introvabile. Introvabile. E quindi O ci se no, figure che siamo. partivano da prezzi folli. Ma no, in realtà no. Ma L'unica che sì. abbiamo trovato era venduta in coppia ed era l'ultima. E dovevi prendere per forza anche La l'altro. coppia. Però anche lì era sui 100. No, Sì. no, No, erano 60 in due. Erano 60 euro. 100. 61. 60 Erano l'uno. sui 120, sì. Però Boh, non mi lo dovevi ricordo. prendere in coppia per forza, quindi. Poi, Folle. altre bacchette. Abbiamo preso queste col gufo perché erano carine. Bello come le nostre motivazioni siano sempre valide. Era carino, quindi va Nel bene. video precedente vi ho detto che ho preso il tè per la mia dietologa e che mancava il robino per farlo. La Ecco il robino, frustina. la frustina. E qua c'è il certificato del fatto che tè matcha al 100%, eccetera. Gliel'ho messo qua. Perché sì, ti danno anche la Anche la certificazione quando lo compri. certificazione.
non solo tutto. Tutto il packaging, tutto bello, fatto bene, bla bla bla. Poi, Poi. Che sempre all'Universal Studios, fai? Non te la pigli la maglietta? beh, lui E si è quindi me preso la la son preso. maglietta. Io no, perché è nera, so che non l'avrei sfruttata e quindi non l'ho E io presa per invece quello. sfrutto. C'è solo, c'era solo nera e quindi ho detto, la lascio prendere solo a lui e basta. Japan. Verso lo studio Japan. Poi, uscire dal Donkey con tutti gli acquisti che avevamo fatto, ci siamo Ci presi siamo due presi ognuno borsette. le borsette. La mia col Monte Fuji, lo Shiba e Sakura, il suo con Achiko. L'unica cosa a Tokyo. Esatto. L'unica cosa rosa che compro Perché perché c'era c'era Chico. Achiko. Eh beh, la Poi, storia di quel cane. sempre in un Donkey. Io questa la volevo provare in Italia e ho visto che costava su i 20-30 euro. Ed è questa qua, che è una maschera per capelli. Non so effettivamente se mettervela adesso o nel video make-up. Comunque ormai ve l'ho fatta vedere. E quindi. E quindi ormai ve la faccio vedere. E, costava tipo 21 euro o 21-30 euro, non mi ricordo, su Amazon. La 3 le ho pagate 20 euro. E Insieme ti insieme. davano anche il balsamo. Vabbè, Due. due. Due balsamo. Tre di quelli e due balsamo. Comprando altri prodotti sempre da Kenmake, mi hanno regalato anche questa che poi alla fine l'ho comprata perché non sapevo come mi hanno dato il campioncino. Ma Però va bene. vabbè, mi hanno dato il campioncino del Mermaid Skin, ok, che è tipo un gel che ti fa un po' da illuminante sulla pelle. Poi, Facciamo vedere. beh, che fai, te ne privi? Oh, all'arrembaggio. Volete un video dove la montiamo? Se sì, scrivetecelo nei commenti che Scriveteci. così vi montiamo la bambina. L'abbiamo trovata, costava poco e mi ha detto: ascolta, vuoi non prenderla? Guarda che Vedere. meraviglia che viene fuori. Vuoi non prenderla? E allora ce la siamo portata a casa. Costava 1760 yen, che sono 15-16 tipo 15-16 euro. euro, Una sì. roba del genere. Sì. Poi, io ho preso un po' di orecchini in Giappone. Questi sono artigianali, fatti a mano. E sempre gli artigianali fatti a mano, ne ho presi anche di altri. Ho preso questi col fiorellino e altri che non li troverò mai perché Sperando erano che si piccolissimi. trovino. No, erano piccolissimi, non li troverò mai, lo so. Cioè, sperando anche che si vedano quando. Sono mignon. Comunque, Quelli. Vabbè, altri con molto sottili con i ginkgo biloba, ma non li troverò mai perché erano veramente sottilissimi. Eccoli, li ho trovati. invece. Li ho trovati, li ho trovati, li ho trovati. Sperando che si veda. Li ho trovati, ma li ho Li hai ripersi. persi? Sono caduto. Ok. Ok, questi qua non si vedranno mai. Sperando si veda almeno qualcosa. No, dai, si vede. Sono piccolini con le foglie di acero e ginkgo biloba. E poi al Fujimi Nari, mi si sono tutti, Si sono un no, attimo aggrovigliati. aggrovigliati fra di loro, ma. Questi li devo far vedere tutti e due perché sono lo stesso set, ma sono diversi. Ok. Più o meno. Vabbè, intanto Vabbè, vi faccio intanto vedere questo che è uno sgrovigliato ed è il primo. col Col ventaglio ventaglio rosso e questi sono proprio quelli e il sakura e della quelli sempre col kitsune, sakura con la kitsune. molto belli. Poi ne ho presi a tema Pokémon al Pokémon Center di Tokyo DX, dove abbiamo fatto i più grossi danni. Come vi avevamo detto, siamo usciti con tipo, Tantissimi danni. non abbiamo fatto il calcolo, ma siamo tra i 5 e i 700 euro di danni. Questi Esatto. con Vulpix. Poi ho preso, anche questi sono diversi, li devo far vedere tutti e due. Eh sì, perché c'è. Questi con. Ce la facciamo? Sinistì. Ecco qui. E Sinistra. poi abbiamo preso
che non so se Questi invece riuscirò mai a sono un po' portarli più perché non avevo buoni. Che visto la chiusura, però vabbè. Questi con tra l'altro ti fanno Flareon. vedere. Questi hanno chiusure diverse. Ma io non Vanno l'avevo bene lo capito. stesso, però non l'avevano capito, quindi. E questo con Ok. Sylveon. Spero di riuscire a sfruttarli in un qualche modo perché sono veramente bellissimi. Bene. E anche questi li abbiamo fatti vedere. Bene. Poi. Poi. Gli altri danni grossi. Lui ha fatto. No, tutti mi hanno fatto danno grosso. Il Sì. danno più grosso che ho fatto io è stata lei. Che è una borsa un po' in stile Lolita che io volevo tanto, pagata 180 euro. Però ne è valsa la pena perché è Però bellissima. Al è suo capiente. interno, sì, è capiente, abbiamo il ventaglio che ho preso al Fujiminari. Perché feci la vestizione del kimono e quindi volevo anche il ventaglio per Per andare in girare anche giro. col ventaglio. Qui ci E sono. quindi Fujiminari, ovviamente la kitsune e cioè, le kitsune. I due omamori che ho preso al Fujiminari. Questi sono da Vittoria. aprire, da metterci dentro il tuo desiderio e lasciarcelo dentro. Non li ho ancora fatti, quindi li farò Li adesso faremo a appena. breve. Appena. Questa va dalla parte make-up, pazienza. Salvitine struccanti di My Melody e Kuromi. Che magari ve lo faremo vedere meglio anche in un altro video. Crema mani di questo cricettino bellissimo che va un sacco in Giappone, ma non so chi sia. Chikawa. Il portafoglio che Portafoglio. abbiamo usato in tutto il Giappone, dove ci sono ancora dentro tutti gli yennini e E gli yennoni. gli yennoni, e Lì, il portachiavi. questo che Ciondolino. è il ciondolino della kitsune che avevo preso, che si abbinava benissimo, e quindi l'ho messo lì. Bene, le spese Le per spese. questo video sono Ah! terminate. Ah, giusto. È sempre là. Eccoci qua. Le Le forbicine da unghie forbicine. perché sì, Perché possono sempre tardava. servire. Poi sono carine. Sì. Bene, ultima cosa che vi facciamo vedere, che sennò Ma non Fede per se ne dimentica importanza. sempre. Esatto. Abbiamo preso un sacco di calzini, alcuni non riusciamo a farveli vedere perché sono attualmente in lavatrice, ma questi hanno resistito, sono sempre di Fede. Come altre magliette. Esatto. E quindi ha preso questi qua con, che in realtà li ho presi io perché erano bellissime, Sì, e io me con le stavo anche dimenticando, sinceramente. l'onda. Con uno Va dei bene, la quadri più pigliamo dopo. famosi del Giappone che è l'Onda. E direi che dopo rimanga solo da fare i I danni. 47.000 Pokémon che abbiamo I danni comprato al Pokémon Center. e Quelli veri e le magliette make-up. che magliette e make-up che ve le faremo vedere più avanti appena abbiamo lavato tutto. Quindi per ora vi salutiamo e al Al prossimo prossimo video. video. Ciao! Ciao!